Come tutte le macchine che partono con un pannello in un certo modo e poi vedono il loro software aumentare nel tempo, anche LittleFatty è stato obbligato ad accumulare sul display una serie di voci che influenzano il comportamento della struttura di sintesi. Nel menu Advanced Preset sono riunite per l'appunto tutte le modifiche che è possibile apportare alla struttura di sintesi originale per renderla più adatta alle proprie necessità. L'esempio più classico è la scelta del numero di poli, cioè delle celle resistenze condensatore che vengono inserite nel filtro. La struttura classica del filtro Moog è a quattro poli, ma è possibile avere timbriche progressivamente meno incisive diminuendo il numero dei poli. Un filtro a un polo, ovvero con solo 6 dB per ottava di attenuazione, è più ricco di acute di un filtro a quattro poli, che risulta più stretto, ma proprio per questo risulta il quattro poli più dinamicamente cattivo. Se con la stessa frequenza di taglio torniamo a un polo, è evidente la maggior quantità di armoniche acute che sopravvivono al trattamento. Non è l'unica funzione prevista nel menu Advanced Preset, è possibile decidere, ad esempio, se lavorare con la tastiera in triggeraggio multiplo o singolo in stile vecchio Mini Moog, oppure ancora definire la sensibilità del filtro alla dinamica di tastiera. Questo significa che suonando piano il filtro può essere molto chiuso, suonando più forte, menando più forte sulla tastiera, il filtro si apre. Oppure ancora è possibile accedere all'inquietante parte relativa al doppio percorso di modulazione. Ed eccoci finalmente giunti a parlare della modulazione. LittleFatty ha una struttura di modulazione che per l'utente del Mini Moog classico è curiosamente complicata, ma in realtà, garantiamo, è più semplice di quella implementata nel Mini Moog Voyager. Ovvero, c'è la scelta di una sorgente di modulazione che può essere assegnata a una destinazione di modulazione. Quanta modulazione raggiunge la destinazione è deciso con l'amount, ovvero la massima escursione, che è però regolata a sua volta dalla posizione fisica della modulation wheel. Questo significa che in questo caso la forma d'onda triangolare dell'LFO che sta blinkando a questa velocità è assegnata a controllare l'apertura del filtro e questa modulazione può essere espressa alla massima intensità possibile quando la modulation wheel viene portata in avanti. Ovviamente, se il filtro è già aperto, la modulazione non funzionerà. Chiudiamo ancora di più il filtro per rendere evidente il trattamento. O proviamo a cambiare destinazione di modulazione. In questo caso, la scelta delle forme d'onda prodotte dagli oscillatori. Rallentiamo la modulazione per sentire meglio il passaggio armonico tra una forma d'onda e l'altra. Oppure proviamo a controllare soltanto l'intonazione degli oscillatori a una velocità relativamente contenuta. Relativamente contenuta è una parola grossa, diciamo che in realtà è molto veloce. Rallentiamola fino a raggiungere un livello decente di vibrato. La velocità potrebbe anche andare bene, quello che non va bene è la massima ampiezza del vibrato. Allora dobbiamo intervenire su questo parametro e definire un'escursione più contenuta. Da questo punto di vista il vibrato comincia a essere meno patetico. Se poi servisse maggiore velocità, non dobbiamo fare altro che riselezionare il parametro LFO rate e accelerare appena appena la velocità dell'oscillatore a bassa frequenza. La struttura di modulazione dei LittleFatty è l'esempio più classico di proliferazione delle voci software nei confronti dell'hardware di pannello che viene creato prima che effettivamente tutto il software sia stato scritto o deciso. Da questo punto di vista, grazie al menu Advanced Preset, è possibile scegliere
cosa corrisponderà alla posizione 5 e 6 nella scelta delle possibili sorgenti di modulazione. In questo caso il pannello recita che l'intonazione degli oscillatori, cioè il parametro pitch di destinazione, è controllato dall'inviluppo del filtro. Questo può essere alterato lavorando con il cursore e il display e scegliendo quindi un segnale alternativo, ad esempio il sample and hold, la cui velocità è ovviamente regolabile con il clock dell'LFO. Questo nel caso della quinta modulazione, ma la sesta modulazione può essere a sua volta selezionata tra il segnale audio prodotto dall'oscillatore 2, quindi in questo caso abbiamo l'intonazione degli oscillatori modulata in banda audio esponenzialmente dal segnale prodotto dall'oscillatore 2. E quindi c'è questo semplice spostamento dell'intonazione. Ma in alternativa si può scegliere di modulare l'intonazione degli oscillatori con la sorgente alternativa noise. E quindi sfruttare questa maggior turbolenza. È ovvio che tutto questo si rende necessario quando lo strumento cresce a livello di software dopo che il pannello è stato già scritto, forato e previsto a livello di costruzione hardware.